principessa, un idraulico. Il fratello dell'idraulico. Scusate, la rifaccio. Una principessa, un idraulico. Un gorilla in cravatta, sì, è un'orgia. No, è il video di Smash Bros. Come avrete notato dal titolo, questo è il mio personalissimo punto di vista su Super Smash Bros. Ultimate. Premetto che è il primissimo e unico titolo della serie che abbia mai giocato, però mosso dalla morbosa curiosità, visto il plebiscito popolare inerente appunto a questo brand, un mese or sono mi sono scocciato la Switch tra le dita, ho fatto la primissima sessione di circa 3 ore e a fine partita la mia unica e prima esclamazione è stata: ma che stracazzo è sta roba qui? Un mix immediato di luci, suoni, colori, personaggi a schermo che riempiono letteralmente gli occhi, parate, schivate, animazioni completamente e apparentemente a caso. Il primo impatto è stato questo, disorientante a tutti gli effetti. Per chi mi conosce però sa benissimo che uno dei miei pregi quando mi incaponisco è costanza e dedizione. Perciò mi sono applicato appunto per scoprire, per capire cosa c'è dietro a questo brand, ho iniziato a studiare su internet, ho iniziato a vedere i pro giocarci, mi sono fatto una vera idea e ho fatto passare 30 giorni di gioco. Perciò, rewind. No, non così tanto indietro. E poi comunque è questa la vera palestra di ogni giocatore di Smash Bros. Riandiamo avanti, vai. Vai. Super Smash Bros. Ultimate non è solo un picchiaduro, non è solo un party game, non è neanche un insieme delle due cose. Smash Bros. Personalmente è la totale eccellenza, ok? Per quello che riguarda varietà, bilanciamento, divertimento e difficoltà misto soddisfazione che potete provare andando avanti alla scoperta del titolo. Spiego in maniera elementare regole, dinamiche e meccaniche del gioco per chi come me non ci ha mai messo le mani sopra, quindi non userò termini tecnici a... perché almeno resto comprensibile a tutti, e B soprattutto perché per quanto io mi sia impegnato in questo mese a giocare, resto comunque profondamente una mezza sega. In questo titolo non è presente una classica barra di energia che cala in base a colpi subiti, bensì un numero in percentuale che parte dallo zero e cresce mano a mano che prendete la brata nelle gengive. Più sale questo numero, più è probabile che veniate scaraventate fuori dallo stage, perdendo così il round. Esatto, signori, la sconfitta avviene, eccetto rari casi nella modalità storia, con l'espulsione violenta, come dopo una cena messicana, del vostro personaggio dall'arena. Parliamo quindi del roster, composto da 74 lottatori pescati non solo dal mondo Nintendo, ma da quello dei videogiochi in generale, ed ognuno di essi ha 12 mosse personalizzate. Il primo tassello che rende Smash Bros. Un gioco esageratamente tecnico e competitivo è che ognuno dei lottatori presenti nel gioco è completamente diverso dall'altro. Per farmi capire bene, avete presente vari Dragon Ball Budokai dove c'erano 1000 personaggi, ma a parte la skin e l'aspetto estetico, pattern e moveset dei personaggi erano praticamente tutti identici? Ecco, qui scordatevi completamente questa cosa. Anzi, è tutto il contrario, perché in virtù del fatto che c'è un bilanciamento totale tra tutti i lottatori, serve studio e totale dedizione nel prendere dimestichezza e familiarità appunto col moveset di ognuno dei presenti, ma ancora non vi ho fatto qualche nome. Volete vedere Ryu di Street Fighter prendere a calci nel culo Claude direttamente da Final Fantasy? E si può fare tranquillamente. La vostra ambizione è osservare Snake da Metal Gear Solid bombardare di C4 l'esanime corpo martoriato di Pikachu direttamente dal mondo dei Pokémon? Smash Bros. Vi riuscirà ad accontentare. Sognate di vedere Pac-Man riempire di palle gialle la bocca di Super Mario, mentre la principessa twerka prepotentemente sul viso di Gandalf il Grigio, mentre quest'ultimo effetto un Ice Bucket Challenge sulle Dolomiti dopo una partita di beer pong con Howard il Papero? No, ragazzi, non si può fare. E vi consiglio un analista bravo, davvero, quindi non il mio. Personalmente però, quello che mi ha lasciato completamente esterrefatto e allibito non è soltanto il roster dei personaggi, bensì gli stage. Signori, gli stage, le arene sono il vero protagonista di questo gioco e sono un centinaio, non 10 o 15, sono comunque il più grande atto di amore e passione meticolosa da parte di Nintendo. E il ritrovarmi in determinati stage ed apprezzare tantissimi, tantissimi colpi di genio mi hanno stampato sul viso un permanente sorriso da ebete. Perché?
perché vi ritroverete, e come sempre porto qualche fantastico esempio. Anzi, prima di portarvi qualche esempio, vi ricordo che se ciò che state osservando è di vostro gradimento, di seguirci sulle nostre pagine social e di condividere e commentare questo video. Parlavamo di stage, esempi. Vi ritroverete dentro allo stage del primo Super Mario, a combattere in una pista reale di F-Zero con le astronavi che travolgono letteralmente i lottatori. Paracadutati dentro lo stage originale del primo Donkey Kong, quando quest'ultimo era ancora un cattivone e Mario non aveva ancora un nome ma era solo un ammasso di pixel anonimi. All'interno dello scenario originale del primo Sonic, e sì, è completamente interattivo. Dentro lo scenario di Pac-Land, primo esperimento di Pac-Man in versione platform a scorrimento laterale. E non sapete di cosa parlo? Ma esattamente quanto c***o sono invecchiato? Inseriti di prepotenza all'interno di un Game Boy lungo uno stage veloce e dinamico. Eh sì ragazzi, quella lì intorno è proprio la cornice di un Game Boy originale. Un po' metacinema, un po' metagioco e una totale figata. Il tutto condito da una modalità storia che, seppur non fa gridare al miracolo, si lascia giocare tranquillamente, ma soprattutto la miriade, la tonnellata di modalità di tornei, siano essi offline e online, che il gioco vi propone. Il tutto, vi garantisco, se vi applicate veramente al titolo e non lo prendete come un party game, cosa che apparentemente può sembrare, non solo vi toglierà delle soddisfazioni incredibili, ma diventerà un'esigenza quotidiana intoccabile. Per farmi capire meglio, vi lascio nei commenti di questo video qualche esempio, qualche partita dei vari professionisti di Smash Bros. Per farvi capire la totale differenza da premere i tasti completamente a caso o sapere esattamente in ogni preciso momento che cosa si deve fare. E questo funziona in Smash Bros. Così come nella vita. Quindi signori, in conclusione, per me Smash Bros. È un titolo che vale tantissimo, lasciate i commenti, ditemi se siete d'accordo o se non siete d'accordo con il mio punto di vista. Io come sempre vi ringrazio del tempo dedicatomi, vi rimando all'ennesimo nuovo video settimana prossima, un bacio in bocca con la lingua congelata a tutti quanti e per ultimo ma non per importanza, carico la ulti, ciao a tutti bellezze! Credo di essermi anche cacato addosso.